In effetti, questi due ragazzi non potrebbero essere più diversi l'uno dall'altro. Infatti, uno di loro è un bravo ragazzo e quell'altro... invece no. Mike è assolutamente rispettoso delle regole. Prende buoni voti, si comporta perfettamente ed è super intelligente. Questo invece è Nick. Se tutti hanno un esatto opposto nel mondo, allora questo è l'opposto di Mike. Le sue maniere sono orribili, va alle feste tutte le sere. E non gli interessa la scuola. È un vero piantagrane. Mike ci tiene molto all'igiene. Ha un metodo speciale per lavarsi i denti. Tutto deve essere perfetto. Ogni dente deve essere lavato. E Mike non dimentica mai di usare il filo interdentale. E il tocco finale è assicurarsi che il suo alito sia fresco. Mike è un professionista, a differenza di Nick, che si dimentica sempre di comprare il dentifricio in tempo. Ma almeno lui ha sempre una gomma da masticare. Mike è molto responsabile. Quando si tratta di educazione, il suo zaino è completamente rifornito. Niente di superfluo, solo cose indispensabili. E Mike sa che ha bisogno di tutto. Un'altra parte importante del prepararsi per la lezione è vestirsi. Non in termini di moda, però. Fuori fa freddo, così Mike fa quello che sua madre vorrebbe che facesse e si veste in modo caldo. Porta anche un cappello e segue sempre le regole, mentre Nick le infrange. Chi ha bisogno di infagottarsi in brutti vestiti invernali? Preferisco avere freddo, ma guarda che figata! E come tutti sanno, più alto è il risvolto dei jeans, più sembri figo. Non farti prendere la mano. Niente cappelli. La mamma di Nick sa com'è fatto, così gli ha portato degli occhiali da sole. Certo, suo figlio è un po' scemo, ma è fantastico. Ognuno sente la scuola in modo diverso, ma se sei al college non c'è molto che tu possa fare. Fantastico, Nick è stato chiamato alla lavagna. Non c'è più il gesso. Vernice spray? Vuole fermare il piantagrane? Ma invece della vernice spray, a quanto pare è un deodorante. Nick aveva del gesso con sé in realtà. Non importa cosa pensi degli accademici, tutti amano le lezioni d'arte, giusto? Il compito di oggi è creare un logo per la nostra scuola. Nick la sta prendendo molto seriamente. Il suo logo assomiglierà all'esempio dell'insegnante. Tutti i colori giusti. Nick sta adottando un approccio più creativo. Ha disegnato un logo con qualsiasi cosa abbia trovato nel suo zaino e ha aggiunto solo i colori. È difficile colorarlo quando hai solo il nero. Stanno per avere qualcosa per cui litigare. Oh, qualcuno? Jenny? Quando è entrata in classe per la prima volta, i ragazzi hanno perso un po' la testa. Nick aveva deciso di fare il bravo e buttare via il panno per pulire gli occhiali di Mike. Questo aveva liberato uno spazio accanto a lui. Ma Mike ha reagito subito e si è comportato come se l'avesse fatto apposta. Stava solo dando il posto a Jenny. Inoltre era stato super gentile con lei. A Nick questo non era piaciuto. Questa è guerra. Jenny si trova nei guai. Ha dimenticato una penna. Per fortuna Nick ne ha una di riserva che può darle. Ora i ragazzi sono pari. La battaglia per il cuore di Jenny è solo all'inizio. E Mike non ha intenzione di arrendersi. Tutto è lecito in amore e in guerra, quindi Nick farà uno scherzo a Mike. Una puntina sulla sua sedia, che cattiveria! Ma Mike si è salvato per caso. Quel teppista di Nate ha preso posto, cerca di fermare Nate. Così il suo scherzo non finisce con un pugno. Ma Nate è un vero carro armato, se decide di fare qualcosa non può essere fermato. Gli esami sono probabilmente la parte peggiore del college. Jenny non è affatto preparata e Nick l'ha notato. Poi ha rubato il foglio di Mike per farlo sembrare suo, così farà colpo su Jenny. Ma lei ha capito cos'è successo.
Mike ottiene tutta la sua gratitudine e Nick perde la sua fiducia. Jenny non è nella nostra scuola da molto tempo, quindi a volte si trova in situazioni imbarazzanti. In questo momento il suo armadietto è bloccato, niente di che. Nick è qui per aiutare, sta guardando Jenny o qualcosa del genere, lui sa come aiutarla. Ma ci sono porte che è meglio non aprire. Jenny ha preso l'armadietto sbagliato. Così Nick ha aperto l'armadietto del teppista. Nate non è così freddo in realtà. Sta solo nascondendo il suo cuore tenero. Il college è come ogni altro posto. Seguiamo la stessa regola, nessuno litiga vicino alla fontanella. Anche la mensa è una zona sicura. Jenny ha dimenticato il suo pranzo, ma Mike ha del latte. È felice di condividerlo, Nick le offrirà del sushi. Lei non vuole dire di no, ma non vuole nemmeno mangiare il pesce con il latte. Questo mix non sembra gradito a Jenny, così lei scambia con Nate. Ora ha un'insalata. E Nate, a quanto pare, l'anno scorso ha mangiato una rana durante la lezione di biologia. Non gli interessa cosa mangia. Conosce la verità. Il cibo è carburante e lui è una macchina. Mike sta per fare un grande passo. Lascerà un biglietto con una confessione proprio sull'armadietto di Jenny. Ma il biglietto non arriverà al destinatario, perché Nick gioca di nuovo sporco. Rovinerà le cose a Mike e sposterà il biglietto. Nella sua mente il teppista sta per picchiare a sangue Mike. Ma nella realtà non è quello che è successo. Nate non si batterà con Mike. Gli ha appena messo un biglietto sulla schiena. Nick è sempre stato molto popolare con le ragazze. E qualcuno sta lasciando intendere che gli piace. Potrebbe essere Jenny, ha rubato un bouquet delle caramelle. Ma non è stata lei a lasciargli il biglietto, è stata Ivy. Lei è così felice che lui le piaccia di nuovo. Oh, Jenny è appena arrivata, pessimo tempismo. Non può fare a meno di essere affettuosa quando vede questo. Nick non se lo aspettava. Dovrà portare Ivy ad un appuntamento solo per essere gentile. Ricordi che Nate è un carro armato? Mike ha appena ricevuto un promemoria. Ed ecco Nick. È sempre stato popolare. Qualcuno deve fare le foto più velocemente, prima che qualcun altro si introduca in queste foto. I college sono famosi per le loro feste. Potrebbe essere un ottimo posto per confessare i tuoi sentimenti a Jenny. Ma Mike non è d'accordo. E nemmeno Nick. I ragazzi stanno per capire chi le piace davvero. Ma questo stupido litigio le fa perdere interesse. Jenny è delusa da entrambi. Ma un vero uomo era sempre davanti a lei. Finalmente sa chi le piace. Freddo all'esterno, ma caldo all'interno. Nate è l'uomo perfetto. E Nick e Mike hanno bisogno di crescere. Ti è piaciuta la nostra storia? Qual è il tuo personaggio preferito? Scrivilo qui sotto nei commenti e non dimenticare di mettere mi piace e di iscriverti per nuovi fantastici video di Trum Trum Trick.